Mi chiamo Fatima Brahimi, ho 14 anni e sono musulmana. La mia famiglia si è trasferita in Italia dall'Algeria 10 anni fa. Amo molto l'Italia, la sua storia, la sua cultura, il suo cibo, ma non ho dimenticato chi sono e da dove vengo, le mie radici. Non è facile per nessuno vivere in un paese straniero, spesso si viene giudicati per la propria diversità, per il colore della pelle, per la religione, senza considerare che in realtà siamo tutti diversi. Proprio la nostra diversità, anzi, a renderci unici e speciali, e questo non dovrebbe essere mai motivo di discriminazione o di esclusione. I miei compagni di scuola, per fortuna, lo sanno bene. Marina Fatima Abrahimi è attesa un'urgenza nell'ufficio del preside. Buongiorno, preside, mi ha fatta chiamare? Buongiorno signorina Abrahimi, si accomodi pure. L'ho convocata qui per lamentarle che il nostro regolamento vede esplicitamente di indossare il velo a scuola, come vieta l'uso di minigonne, di t-shirt scollate, di bermude e di jeans strappati. Lo ricorda, vero? Finora ho pazientito per evitare polemiche, ma i genitori di alcuni alunni hanno apertamente manifestato il loro disappunto. E hanno ragione. Quindi per il regolamento il velo è paragonabile a una minigonna? E dov'è il rispetto per la mia religione e per le mie tradizioni? Che cosa vogliono da me queste persone? Che rinunci ai miei valori? Vede, signorina Brahimi, al di fuori della scuola lei può comportarsi come meglio crede, ma qui deve stare alle nostre regole. Regole che già da tempo sono state discusse e condivise con le famiglie di tutti gli studenti. Se ritiene che le nostre scelte siano sbagliate, può cambiare scuola. Nessuno le obbliga a restare. Il velo non è un capriccio per me, signor Presidente, non è inutile orpello, non è una maschera, per me ha profondo significato spirituale, non sono obbligata a indossarlo, è mia libera scelta. Decisioni della scuola violano i principi della Costituzione, violano il diritto alla libera espressione, non posso assolutamente accettarle. Ma come si permette di parlare a me di Costituzione e libertà? Proprio lei che accetta di nascondere il suo viso dietro a un simbolo di sottomissione qual è il velo. E poi ci sono anche motivi di sicurezza che giustificano questa scelta. I vostri volti devono essere sempre bene visibili. Beh, da quando è scoppiata la pandemia girano tutti con il volto coperto, non vedo dove sia il problema, è solo una questione di discriminazione religiosa, lo ammetta. Pensa a quel che crede, signorina. O domani si presenta a scuola senza velo o sarà espulsa. Nel pomeriggio sarà inviata anche una comunicazione scritta alla sua famiglia. Può andare. Ciao Fatima, com'è andata già a scuola? Hai preso un brutto voto? Non è una bella faccia. Siediti, papà, devo parlarti. Cosa è successo? Il preside mi ha convocata nel suo ufficio. Mi ha detto che non posso andare a scuola con il velo, è contro il regolamento. Riceverei a breve una comunicazione scritta: o tolgo il velo o mi espelleranno. Capisco quanto possa essere stato umiliante per te, figlia mia. Anch'io soffro nell'essere continuamente guardato in modo strano, nell'essere considerato diverso o peggio, inferiore. Sai bene che però che l'hijab non è per noi un'imposizione. Se ti fa sentire diversa dalle altre ragazze, se per te è motivo di sofferenza, toglilo pure. L'importante è che conservi un atteggiamento corretto e dignitoso e che non dimentichi mai chi sei. Non è questo il punto, papà. Il velo è una mia scelta, lo sai bene. Una scelta in cui credo e che intendo difendere con tutte le mie forze. Non voglio andare via dalla scuola, non voglio sentirmi discriminata per la mia fede religiosa. Pretendo rispetto, solo questo. Domani andrò a scuola con il velo. Non mi importa se mi accacceranno. Io non intendo sottomettermi a una regola ingiusta. Se questa è la tua volontà, io ti appoggio, ma sappi che non sarà facile far cambiare idea alle persone, soprattutto se sono convinte di aver ragione. Spero solo che tu non soffra troppo. Signorina Abrahimi, subito nell'ufficio del preside. Salve signorina Brahimi, penso che conosca già il motivo per cui l'ho convocata di nuovo nel mio ufficio. Le ho dato la possibilità di fare un passo indietro, ma lei si ostina a violare il nostro regolamento. In giornata firmerò il provvedimento di espulsione. Raccolga tutte le sue cose, perché questa scuola non metterà mai più piede. Lei non può impedirmi di professare la mia religione. Tu non le hai chiesto di non essere più musulmana? In privato preghi chi vuole. Allah, Buddha, Geova, non mi interessa.
ma vive in Italia e deve comportarsi secondo le nostre regole. Non vuole farlo? Perfetto, si iscrive a una scuola di islamica. Qui non è più la benvenuta. Può andare. Grazie. Che cosa ti è successo, Fatima? Ciao ragazze, purtroppo da domani non potrò più venire a scuola. E perché mai, Fatima? A detta del preside, alcuni genitori si sono lamentati dal fatto che io indosso il velo a scuola, cosa che va contro il regolamento. Ieri il preside mi ha chiesto di presentarmi senza velo, altrimenti sarei stata espulsa, ma non me la sono sentita di rinunciare alle mie tradizioni e perciò non l'ho ascoltato. Oggi allora mi ha riconvocata nel suo ufficio comunicandomi la sua decisione. Cercate di capirmi, non potevo fare altrimenti. Ma perché è così importante per te portare il velo? Non potresti indossarlo solo fuori? Non è semplice da spiegare, è una cosa che sento dentro, una tradizione a cui non voglio rinunciare. Voi vi sposereste in chiesa senza abito bianco? Suppongo di no. E se io vi chiedessi il perché, probabilmente mi rispondereste che così vuole la tradizione. Senza velo io non mi sento a mio agio. Mi sento una sposa che va all'altare senza l'abito bianco. Ti capisco, Fatima. Vorrei poterti aiutare, ma non so davvero come. Sappi comunque che sono dalla tua parte. Anche io, Fatima. Ed io. Vi ringrazio per la vostra solidarietà. È molto importante per me sapere di non essere sola. Non cederò, ragazze, farò ricorso contro questa ingiusta decisione. Dobbiamo fare qualcosa per Fatima. Non è giusto che venga espulsa dalla scuola. Sì, ma che cosa? Io ho un'idea. Nel pomeriggio vi telefono e vi spiego. Vorrei capire perché vi siete cocciati in quel modo. Togliete subito quei veli e strappate quei cartelli, altrimenti sarò costretto a sospendervi tutte. Quell'insolente è riuscita a coinvolgere anche voi nella sua stupida guerra. Non è stata Fatima a chiedercelo, è stata una nostra iniziativa. Troviamo ingiusta l'espulsione della nostra compagna e stiamo protestando perché venga riammessa. Noi tutte sappiamo quanto sia importante per Fatima indossare il velo e stiamo lottando perché questo suo diritto venga rispettato. Mi dispiace deludervi, ragazzi. Il regolamento parla chiaro, io non sono nessuno per cambiarlo. Lei è il preside, non è vero che non è nessuno, ed è suo dovere far sì che ogni alunno si senta accolto e rispettato. La prego, ci pensi? Non posso, avrei contro di me molti genitori, e io questo non lo tollero. Bisogna assolutamente osservare il regolamento. Se io ora cedo, tutti si sentiranno autorizzati a fare il proprio comodo, e nessuno rispetterà più le regole. Allora organizzeremo una protesta ancora più grande, coinvolgeremo tutte le ragazze della scuola, verranno anche le televisioni, non ci fermeremo. Questa regola è semplicemente ingiusta, discrimina un'alunna che chiede solamente di potersi esprimere liberamente. Ma come possono delle ragazze come voi difendere una scelta così retrograda e sessista? Fatima non è libera, è solo una vittima della sua religione. Forse tutta questa storia la aiuterà a capire e a cambiare idea. Siamo noi a privare Fatima della libertà quando cerchiamo di imporle una cultura che non è la sua. È vero, Fatima è diversa da tutte le altre ragazze. Non si è piegata a una regola ingiusta, ha scelto di lottare e noi l'appoggiamo. Oggi stesso chiamerò questi genitori per informarli. Questa storia è durata fin troppo a lungo per me.